Siamo alla fine della presentazione della basket femminile e abbiamo il piacere di avere le due capitane. Presentatevi. Sono Arianna Beretta. E io Francesco Sorrentino. Cosa vuol dire essere le due leader di questa società e cosa rappresenta per voi essere qui a Varis? Vuol dire essere a capo di un gruppo di compagne e riuscire a mandarle nella giusta via, insomma. Ed essere qui a Varese per me è un ritorno, perché giocavo nell'anno della 2 ed è una cosa importante. Quanto vi è dispiaciuto lasciare la vostra palestra per venire a Gazzada? Allora, in realtà non avevamo l'altra palestra, io ho seguito un po' indirettamente le partite, sicuramente era un ambiente molto caldo, le partite c'era anche grosso pubblico e quindi speriamo che arrivi lo stesso tipo di pubblico anche a Gazzada e che riempia tutti questi spalti. Qual è l'ambizione di questa squadra a inizio stagione, dove si vorrebbe arrivare? Allora, l'ambizione è stata un po' data anche dalla società, è quella di raggiungere i playoff. Sicuramente però l'ambizione per noi giocatrici è dare il massimo in campo e fare il nostro meglio. Poi quello che verrà, diciamo che è tutto un processo, è un percorso che costruiremo insieme con la squadra e con anche i dirigenti e la società in generale, l'allenatore in primis. Senti, ci parli un po' di te, da dove sei nato, un po' il tuo curriculum. E qual è l'allenatrice che ti ha più insegnato o che ti è rimasta più nel cuore? O allenatore? Allora, io sono... Ti faccio alzare un po' la voce, anche so che... Io sono di Bernareggio e ho iniziato da lì, ho giocato con i maschi fino a 13 anni. Ho fatto tutte le giovanili a Geas e ho vinto un po' di cose. E poi mi sono trasferita a Carugate, dove vivevo lì, ho fatto 2 anni. Sono andata un anno ad Alghero per cambiare completamente. E poi sono venuta a fare l'anno a Varese in A2 e dopodiché sono stata tanti anni a Sanga, dove l'anno scorso ho fatto la 1 e adesso sono qui. Invece a te ti chiediamo come sono le 6 ragazze nuove, se non sbaglio, che sono arrivate e cosa avete fatto per cercare di farle ambientare, chiaramente. Allora, sicuramente io faccio parte di queste 6 ragazze, diciamo che in realtà il gruppo è coeso, alla fine quando si gioca anche per tanti anni si conoscono già un po' le personalità. Io penso che la cosa migliore è stata quella di trovare un gruppo che fino al primo momento che ci siamo trovati in palestra è stato anche molto spensierato, perché anche è vero che è una professione, è vero che è un lavoro, andiamo in campo e abbiamo delle responsabilità, ma è anche bello in qualche modo essere spensierati e giocarci e viverci quello che stiamo facendo, divertendoci anche. Ultima cosa, poi vi lascio andare a festeggiare con le vostre compagne. Qual è la giocatrice che ti ispira, che vorresti imitare, sia una che l'altra? Questo è difficile, io non ho mai avuto chissà quale giocatrice, perché non sono una che fuori dalla palestra parla tanto di basket o segue tantissimo il basket. Quindi è una domanda difficile, non ti saprei rispondere. Vabbè, io rispondo un po' così, una sviolinata, faccio al vice capitano di Arianna Beretta. Beh, dopo questa qua sicuramente al bar ti tocca pagare a te. Per forza. Ok, vi ringraziamo, visto che venite a giocare al mio paese Gazzada, spero di venire più spesso a vedervi per fare qualche altra chiacchierata, dopo magari una bella vittoria e dopo magari una birra, visto? Certo, ti aspettiamo, volentieri. Siamo qua, noi siamo lì. Grazie e buona serata. Buona serata a te.